Mezzanotte 36 in questo momento. Buonasera, benvenuti al telegiornale della notte. Telegiornale che apriamo parlando della situazione in Grecia, perché questa sera si è concluso l'Eurogruppo e la situazione è veramente davvero molto molto grave. Mancano praticamente 10 giorni, il 28 di febbraio scade l'attuale piano di salvataggio e se la Grecia non dirà sì appunto alle condizioni poste dalla Troica o comunque dall'Europa, si ritrova di fatto in bancarotta e fuori dall'euro. E allora, forti di questa situazione, diciamo così, i ministri dell'Eurogruppo hanno provato in qualche modo a forzare la mano al leader greco, a Tsipras, e al suo ministro Varoufakis, che però non ha accettato le condizioni appunto poste dall'Eurogruppo. Ha detto di no. E dunque a questo punto la situazione è davvero davvero complicata, potrebbe esserci ancora un appello entro venerdì, ma ancora in serata appunto sia Tsipras che Varoufakis facevano sapere che la Grecia non intende subire ricatti. Ora la rottura è completa e le posizioni sono talmente chiare da apparire inconciliabili. L'Eurogruppo si è concluso in maniera brusca quando Atene ha risposto un secco no alla proposta dei ministri delle finanze europei, della BCE e del Fondo monetario di estendere il programma della Troica. È l'unica strada percorribile, hanno detto in coro tutti i presenti alla conferenza stampa da Moscovicia alla Lagarde fino al presidente Dijsselbloem. Dijsselbloem ha anche chiarito che l'estensione presentata sotto il naso di Varoufakis non prevedeva nulla di nuovo rispetto al memorandum proprio della Troica che la Grecia vuole vedere sparire per sempre per cancellare il quale ha eletto il governo guidato da Syriza. La proposta era semplicemente assurda ed inaccettabile, è stato il primo commento di Tsipras. Rimane il mistero della cosiddetta bozza Moscovici, sottoposta a Varoufakis, che secondo il ministro delle finanze greco conteneva una serie di elementi apprezzati da Atene, un piano intermedio invece di un'estensione di quello attuale, del controllo della Commissione invece che della Troica. Avrei firmato subito, si è lasciato sfuggire Varoufakis, che una volta nella sala si è visto recapitare da Dijsselbloem, da sempre estensore delle richieste tedesche, una bozza più simile a quella sulla quale l'Eurogruppo si era concluso tra le reciproche accuse la scorsa settimana. Ora il tempo stringe per questioni di approvazione dei vari governi, o si raggiunge un accordo entro venerdì o si rischia di fare tardi. Varoufakis ha presentato una sua ultima controproposta, firma a tempo solo 4-6 mesi per pagare le scadenze di marzo, il tutto condizionato alla volontà politica di negoziare un nuovo accordo su basi completamente diverse. E ovviamente è gravissima e molto tesa anche la situazione in Libia. Come sapete, oggi c'è stata la risposta egiziana all'uccisione dei 21 egiziani copti che appunto erano stati rapiti dall'ISIS. La situazione è sempre più complicata anche perché il paese, come sapete, è diviso, è difficile trovare un accordo e difficilmente appunto riuscirà a esserci una risposta unitaria contro il califfato. Fra l'altro l'isolamento del paese aumenta in qualche modo. Questa sera il Marocco ha fatto sapere di aver chiuso praticamente lo spazio aereo con la Libia e di aver interrotto qualsiasi tipo di comunicazione aerea da e per il paese. Ma torniamo sul campo, andiamo a vedere che cosa sta succedendo, perché ancora in queste ore comunque si combatte. Posizioni di addestramento e armi, depositi di munizioni e accampamenti. La reazione rabbiosa delle forze armate egiziane al massacro dei cristiani copti ha messo nel mirino degli F-16 egiziani decine di obiettivi dell'ISIS libico. I caccia hanno bombardato Derna, la città dove i miliziani dell'autoproclamato Stato Islamico hanno insediato il quartier generale del califfato in Libia, e poi Sirte e Benjawad, al fianco degli egiziani anche gli aerei del governo libico di Tobruk, riconosciuto dalla comunità internazionale. 3 diverse ondate di attacchi che hanno fatto decine di vittime, 64 jihadisti, tra cui 3 dei loro leader, ha poi affermato il capo delle forze aeree libiche. Ma le milizie filo-islamiche al potere a Tripoli hanno invece condannato il raid dell'Egitto, invitando i fratelli egiziani a lasciare il territorio libico entro 48 ore per evitare rappresaglie. La ritorsione dell'ISIS e degli alleati di Ansar al-Sharia non si è fatta però attendere, così altri 35 egiziani braccianti in zone controllate dai jihadisti sono stati sequestrati. Il Cairo sta organizzando un ponte aereo attraverso la Tunisia per evacuare i suoi connazionali, ma è un'impresa difficilissima perché sono centinaia di migliaia gli egiziani che vivono e lavorano in Libia.
Intanto il presidente egiziano Al-Sisi, appoggiato dal presidente francese Hollande, ha chiesto una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per adottare nuove misure e far fronte al pericolo rappresentato dall'ISIS. Senza azioni militari in Libia, la minaccia del califfato si sposterà in Europa e in particolare in Italia. Ha poi ammonito il premier libico Al-Thani, chiedendo però solo un intervento dal cielo con i caccia della coalizione, ma nessun intervento di terra. E come sapete l'ambasciata italiana, proprio per questa serie di minacce, è stata chiusa, è evacuato tutto il personale che è rientrato in Italia questa mattina all'alba. Sono pochissimi coloro che hanno scelto, sono dovuti rimanere in Libia. Per quanto tempo ancora, ovviamente è difficile dirlo. Le immagini girate dall'alto dall'aereo Predator, che sorveglia e documenta il trasferimento degli italiani in fuga su un traghetto maltese da una Libia gettata nel caos dall'avanzata dell'ISIS. Il personale diplomatico dell'ambasciata e altri volontari che hanno deciso di lasciare il paese sono arrivati nella mezzanotte di ieri sulla nave noleggiata dal governo italiano nel porto di Augusta, di cui il trasferimento a bordo di un C-130 all'aeroporto di Pratica di Mare. Finisce quindi l'attività diplomatica dell'ambasciata a Tripoli, l'ultima di un paese europeo a chiudere i battenti, che non riapriranno fino a che la situazione non ritornerà alla normalità. Difficile in questa fase fare previsioni. Il personale della maggior parte delle aziende italiane, riferisce la Camera di Commercio Italo-Libica, è rientrato. Altri, meno di un centinaio, sono rimasti soprattutto tra Tripoli e Mellita ovest della capitale. Si tratta di personale delle ditte petrolifere che non possono permettersi di perdere posizioni rispetto alla concorrenza straniera. Quanto ancora potranno restare in un paese in cui ormai scarseggia acqua, benzina ed energia elettrica ancora da stabilire? Certo è che l'esiguità delle risorse non potrà consentire ancora una lunga permanenza. Nella capitale di una Libia in cui il futuro appare davvero incerto è rimasto il vicario apostolico Giovanni Martinelli. Non posso lasciare i cristiani senza nessuno. È mancato il dialogo tra Italia e Islam, ha detto in un'intervista a Radio Vaticana. E sul fronte politico interno c'è da registrare un'anticipazione da parte del ministro della difesa Gentiloni, che riferirà alla Camera non più giovedì, come si era detto, ma mercoledì mattina, proprio per l'urgenza della situazione. Anche se oggi comunque il presidente del Consiglio Renzi in qualche modo ha smorzato, insomma, i toni così bellicistici usati nei giorni scorsi, dicendo che non è certamente né il tempo né il momento di un intervento appunto italiano, anche perché si aspetta, come dicevamo, la risoluzione dell'ONU. Il Consiglio di sicurezza si riunirà sempre mercoledì e qualche novità potrebbe uscire anche da New York. Io credo che non si può passare dall'indifferenza all'isteria, non si può pensare che o interveniamo in Libia o ci saranno gli attentati. Arriva così in direzione di partito la frenata ufficiale sugli slanci manifestati nei giorni scorsi dai due ministri del governo da lui presieduto. Nessuna iniziativa armata, almeno per ora, non è il momento, dice Renzi, mettendo un freno all'interventismo di Gentiloni e Pinotti. Un interventismo sul quale si appuntano tutte le opposizioni, a cominciare dal Movimento 5 Stelle, che dedica alla crociata da armata a Brancaleone un intervento sul blog di Beppe Grillo. Se Renzi vuole la guerra, ci vada lui con Napolitano al seguito. Vedendoli, l'ISIS si farà una gran risata e ci risparmierà, c'è scritto, con fotomontaggio brancaleonico, ma anche con richiesta di una presa di posizione rivolta direttamente a Mattarella, di un monito, anche piccolo piccolo, al bulletto di Rignano. Brunetta, invece di seguire il Berlusconi interventista che ieri aveva parlato di un intervento di forze militari internazionali come di un'opzione da prendere in seria considerazione, si limita a mettere fretta alla Presidente della Camera, Boldrini, sull'informativa del Governo al Parlamento, fissata per giovedì prossimo, sarà anticipata a questo mercoledì. Questo governo dà i numeri, li fa sponda Salvini della Lega. Sento che parlano di soldati e guerra con facilità, ma è già stata fatta una cazzata nel 2011 con Gheddafi. Prima di qualsiasi intervento bisogna capire che cosa fare, trovando accordi sul territorio e fermare gli sbarchi. Vendola si dice agghiacciato dalle dichiarazioni dei ministri Gentiloni e Pinotti e decide di puntare tutto sulle Nazioni Unite. Accendano una luce nel buio della politica che rischia di travolgere tutti. Serve una strategia intelligente e vincente. E
C'è una novità che riguarda il decreto mille proroghe sul quale il governo molto probabilmente metterà la fiducia, una novità che riguarda gli sfratti, perché arriva una sorta di mini proroga, così la definisce appunto il governo, per 4 mesi. Viene riformulato così l'emendamento, che prevede che il giudice possa disporre la sospensione dell'esecuzione dello sfratto fino al 120° giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione. Questo appunto se non altro per consentire il passaggio da una casa ad un'altra, una piccola variazione a un provvedimento, quello appunto sul mancato proroga degli sfratti, che aveva fatto molto molto discutere. A proposito di discussioni, si è discusso molto oggi alla direzione del Partito Democratico, era ovviamente presente il Presidente del Consiglio, nonché segretario del partito, Matteo Renzi, che Libia a parte ha parlato di riforme, ha parlato della necessità di ricucire con le minoranze, anche se ha detto non ci vogliamo far ricattare da nessuno, dobbiamo andare avanti. Il Presidente della Repubblica ha accolto l'appello dei gruppi parlamentari che gli hanno chiesto un incontro in seguito a quanto successo a Montecitorio in occasione dell'approvazione della riforma costituzionale. La decisione della maggioranza di procedere con una riunione fiume e di stoppare così ogni ulteriore proposta di dialogo delle opposizioni che per protesta abbandonarono l'aula. I primi a salire al colle saranno gli uomini di Forza Italia, guidati da Renato Brunetta, alle 10 di domani. Gli azzurri, come le altre minoranze, rappresenteranno al capo dello Stato le loro rimostranze su come sono stati gestiti i lavori parlamentari. Non si tratta di consultazioni né di incontri per sindacare l'attività del Parlamento, spiega lo staff del Presidente della Repubblica. Dopo gli azzurri, alle 11, toccherà al gruppo di sinistra Ecologia e Libertà, mentre nell'agenda di Mattarella manca ancora una data per l'incontro con il Movimento 5 Stelle, che pure lo ha chiesto fin dal 4 febbraio sul reddito di cittadinanza e anticorruzione. Prima di salire al colle, i grillini intendono avere una risposta su questi punti. Ma a tutte le opposizioni si rivolge ancora una volta il Premier. Tornate in aula, ma non per bloccare tutto, dice. Renzi quindi prova a rilanciare il dialogo con i partiti aventiniani, ma lo fa più per rabbonire la sua opposizione interna, che continua con insistenza a chiedere un'apertura per riportare tutti al tavolo della trattativa. Ma poi il segretario se la prende anche con la minoranza interna. Fino a ieri, fa notare il Premier, erano tutti nemici del Nazareno, oggi lo rimpiangono. E a chi come Boccia conferma che se le opposizioni resteranno solo a 21 non sarà in aula, sprezzante, dice, in questo modo si fa dettare la linea da Brunetta. Il governo ha cambiato idea anche sul falso in bilancio, perché cadono le cosiddette soglie di non punibilità, quel 5% di utile delle società che aveva tanto fatto discutere, appunto vengono introdotte una sorta di doppio binario che è legato al volume d'affari delle aziende. In pratica, se un'azienda commette appunto il falso in bilancio e ha un fatturato sopra una certa cifra, chi commette il reato rischia una pena dai 2 ai 6 anni di carcere. Se invece il fatturato dell'azienda è inferiore, più basso, e la soglia dovrebbe essere fissata intorno ai 600.000 euro, ebbene gli anni di carcere che si rischiano sono da 1 a 3. Tutto questo verrà messo all'interno del disegno di legge sull'anticorruzione, che potrebbe fra l'altro arrivare già domani o al massimo dopodomani in Commissione Giustizia al Senato. Invece adesso andiamo a Copenaghen, ci sono state delle indagini in seguito agli attentati che hanno fatto 2 vittime, come sapete il ragazzo che ha sparato, un 22enne danese figlio di 2 immigrati palestinesi, Omar El Hussein, secondo la polizia era un lupo solitario, cioè non faceva parte di alcuna organizzazione né cellula terroristica. È stato poi ucciso dalla polizia che però, come sapete, ha anche arrestato altri 2 ragazzi che sono solo accusati di aver aiutato Al Hussein cercando di offrirgli un nascondiglio, aiutandolo a sbarazzarsi della pistola. Le immagini invece che vedete si riferiscono a una serie di veglie che hanno interessato tutto il paese, in particolare però la capitale danese, invasa appunto da migliaia di persone che sono scese in piazza per l'appunto per commemorare le vittime dell'attentato. E adesso invece è il momento di parlare di sport, in studio con noi c'è Ugo Francicanava. Buonasera Flavia, buonasera a tutti. Oggi il calcio di Lega Pro, il calcio della terza serie
si è spaccato di fronte a una proposta da parte di Claudio Lotito. La Lega Pro si è davvero divisa in due, da una parte i favorevoli appunto al consigliere federale, dall'altra parte quelli che si oppongono, soprattutto le piccole società. In realtà poi non è stata una grande giornata per il presidente della Lazio, i suoi problemi non sono arrivati soltanto dall'assemblea appunto della Lega Pro. Alla fine il fronte Lotito ha ancora vinto, ma questa volta solo per un soffio. L'assemblea della Lega Pro si è conclusa con l'elezione a consigliere federale di Claudio Arpaia, presidente del Vigor Lamezia, il candidato sostenuto dal patron della Lazio, dal presidente Macalli. Nessuna maggioranza bulgara, appena 29 voti favorevoli e ben 28 i contrari. Insomma, Lega Pro spaccata in due, effetto di una guerra politica che si trascina da mesi, acuita negli ultimi giorni con il caso delle intercettazioni Lotito-Iodice. Io non ho bisogno di nessun tutore, anzi, può darsi che da qualche giorno a questa parte prenderò un badante, visto l'età che ho. Però, per adesso il badante non l'ho ancora preso, il pannolone non ce l'ho. È stata un'assemblea movimentata, quella della terza serie italiana, iniziata con l'approvazione della ripartizione degli introiti dei diritti audiovisivi, proseguita con la richiesta di sospensione avanzata da 29 club. È stato questo il prologo della rottura. Abbiamo chiesto che l'assemblea venisse sospesa e attraverso tecnicismi anche oggi, perché hanno ritenuto che l'Ascoli non avesse un anno di storia e quindi non poteva votare, per un voto alla fine si è deciso che l'assemblea avesse la sua naturale prosecuzione. L'ultimo atto che ha portato all'elezione del consigliere legato a Lotito e Macalli si è svolto senza 27 club che per protesta hanno abbandonato l'assemblea. Claudio Lotito non ha voluto lasciare dichiarazioni. All'uscita del blato ai giornalisti, potrò scegliere di non dire nulla, si è limitato a dire, scuro in volto. Intanto, le sue vicende dell'ultima settimana, ovvero lo sfogo con gli arbitri nell'intervallo di Lazio-Genova e la telefonata registrata dal direttore generale dell'Ischia Iodice, sono finite ufficialmente sul tavolo del procuratore federale Stefano Palazzi. In caso di squalifica, Lotito andrebbe incontro alla decadenza da consigliere federale. Proviamo ad occuparci dei temi del campionato, anche se dobbiamo partire comunque da quella data di scadenza, la mezzanotte appena passata, che riguardava il Parma. Non sono arrivate delle assicurazioni certe da parte della nuova gestione della società emiliana a proposito di pagamenti, di fideiussioni, comunque di regolarizzazione di stipendi senza i quali i giocatori avevano minacciato la messa in mora della società. Il Parma può quantomeno consolarsi per quello che è riuscito ad ottenere sul campo. Non solo il Parma, ma anche per esempio il Cesena sono state le protagoniste di una provincia che, se non è certamente in paradiso da un punto di vista economico, lo è stato per un turno di campionato di fronte alle più grandi del campionato. Una quarta giornata di ritorno dal sapore particolare, a tal punto da far scendere in campo niente meno che il quotidiano della Santa Sede. L'osservatore romano ha salutato con gioia, anzi con gaudio, i pareggi delle piccole con le grandi. Il riscatto degli ultimi e la bellezza del calcio, questa la sintesi. Un risultato che difficilmente si verificherà a fine campionato con Parma, Cesena ed Empoli, protagoniste di una domenica in paradiso, sì, ma costrette a sudare fino all'ultima giornata. Ma la salvezza, intendiamo quella dalla retrocessione in B, si costruisce anche con exploit simili a quelli messi a segno dalle tre provinciali, chiamiamole così, guastafeste. Lo sport più genuino, almeno questa volta, trionfa. Ma con la nuova settimana sono le leggi dello show business a dettare i tempi. Il Parma della gestione Manenti si avvicina a grandi passi verso la messa in mora. La Roma prova a recuperare ottimismo con le parole dell'ivoriano Dumbia, buttato in campo da Garcia pochi giorni dopo lo stressante trionfo in Coppa d'Africa. I fischi della curva sud, sono sicuro, si trasformeranno in applausi. Siamo ancora al secondo posto dopo tanti pareggi. 9 posizioni e 17 punti più in giù, il Milan, con il tecnico Inzaghi sfiduciato dai tifosi, fa i conti anche con la misteriosa cordata thailandese che cerca di scalare la società. Il discusso imprenditore Techo Abol pensa di poter chiudere l'affare entro fine mese, ma da Fininvest arriva l'ennesima smentita. Non siamo interessati a cessioni di quote, non esistono colloqui concreti né tantomeno preaccordi o incontri già programmati. Eh sì, anche se quando escono queste notizie, quando si parla di 1 miliardo di euro, qualcosa forse sotto
effettivamente potrebbe esserci. Flavia, lo vedremo presto. Intanto lo vedremo presto. Intanto, prima di salutarvi, una notizia che arriva dal Giappone, dove c'è stata una forte scossa di terremoto registrata alle 11 ore italiane, lì erano le 8 del mattino, una scossa di magnitudo 6.9, quindi quasi 7 della scala Richter. Il problema è che la scossa è avvenuta al largo in mare a 10 km di profondità, quindi non troppo profonda, e c'è un allarme tsunami che ovviamente sta interessando tutte le regioni appunto del nord del Giappone. Ancora un'ora di allarme prima di poter ritenere appunto che non ci siano altri rischi. Vi daremo tutti gli aggiornamenti, se ce ne saranno, nel telegiornale di domani mattina alle 7:30. Intanto, buonanotte.